Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfredo per lo staff di utfifedera.com e oggi sono qui, dopo tanto tanto tempo, a portarvi un nuovo video. Oggi siamo qui con il primo pack opening sul canale, su FIFA 17. Ci sono i pacchetti mega, quelli da 35k, ne apriremo quelli, apriremo anche dei pacchetti da 7.500, più o meno saranno 500.000 crediti pack opening. 500.000 crediti offerti da igworld.com, sito al quale vi consiglio di passare. Col codice sconto TFI scritto in piccolo avrete il 5% di sconto, vi lascio il link in descrizione. Non perdiamoci in chiacchiere, speriamo di trovare Ronaldo, trovare Kane, trovare Suso, Insigne, Yaya, David Luiz, c'è tantissima bella roba. Ci sono ancora i Movember, ma niente di particolare, niente walkout. Vediamo un po', cominciamo male. Nolito, diciamo che io andrò a vendere tutti i giocatori che abbiamo, perché comunque qualcosa di, diciamo, di soldi possono portare, cioè magari questi qui no. 35.000 che sono abbastanza, niente walkout ancora, niente di niente, per chi se lo chiedesse basta guardare le Thiago Motta, basta guardare le lucine, un pacchetto in questo, ce ne facciamo un cazzo, le lucine intorno alla carta appena ecco si apre il pacchetto. Più grande è, più diciamo è buono il giocatore. Ecco, questa pure fa schifo. Portiere Zider. Guarda, io sono allibito, totalmente allibito da quello che ci sta uscendo. Nessuno che valga effettivamente qualcosa. Col quarto pacchetto, ma niente, neanche qui. Oh, qualcosa di assurdo. Thiago, che cazzo. No, cioè io non credo di, che siano i pacchetti più sfigati che abbiamo aperto. Ottene anche qui. Carta un po' più forte, vediamo chi è. Amsic va bene, Amsic va benissimo. Ci abbiamo perso molti soldi, però Amsic costa un pochino. Vediamo quanto costa. L'ultima volta che ho controllato Amsic costava 50.000. Probabilmente ci sarà una seconda parte del video nella quale aggiungerò altri crediti. Cerchiamo di trovare qualcosa da questi pacchetti, ma chi sei? Duché, portiere famosissimo del Lens nella seconda lega francese. Per 7.500 crediti io trovo Duché, se si pronuncia così, spero di sì, perché essenzialmente sti cazzi. Secondo pacchetto 7.5, che cosa troviamo? Niente. Chi sei? Topal. Perfetto. Direi perfetto. Terzo pack. Io ve li faccio vedere tutti perché dovete vedere lo schifo che c'è qui dentro. Savic, me lo faccio al forno con le patate. Savic, ci faccio un cazzo e lo mando alla lista giusto per puro caso. Magari sai come potrebbe capitare di venderlo. Terzo pack, niente anche qui, non raro. Però c'è un raro credo dentro. Infatti questo qua da Liga Nostra secondo me vale abbastanza, perché c'è sempre la sfida di Jonas. Infatti no, non vale un cazzo. Voglio piangere. Mettiamo un altro pacchetto, 7.500. Troveremo niente neanche qui. Esattamente. Due rari ce li abbiamo, per fortuna. Dimmi che vale qualcosa. Martial, range fino a 60.000. Diciamo che ci stiamo un po' rifacendo. Sui 60.000 li facciamo, eh. Quindi saremo sicuramente in perdita, però Cristo Dio, c'è due gioie di fila mai. Giaccherini, io trovo Giaccherini. Altro pacchetto CDC Cabaye. Beh, offre solo questo e quindi ci accontentiamo. Cosa sei tu? Non raro. Benissimo. Bene, molto bene, bene, bene. Io visto questa cosa, la forma fisica che ci è uscita, devo aggiungere altri crediti e poi continuiamo con il video. A tra un attimo. Ok ragazzi, ho altri 200.000 da buttare, perché è quello che faremo nei pacchetti da 7.500. Penso di metterli tutti. Andiamo col primo, oro raro, normale, credo sia Vangioni, esatto. Vangioni che però noi scartiamo, perché sinceramente non è un giocatore sul quale si faranno molti. Andiamo avanti, secondo pacchetto, altro giocatore raro, diciamo che ci sta andando abbastanza bene, se proprio dobbiamo trovare un lato positivo alla faccenda. Ridwald,
Ritual che ovviamente non varrà un cazzo. Ho trovato Geoffrey per due pack di fila. Difficile, però le nostre fortune purtroppo sono queste. E sono quelle di trovare Ansaldi. Dio, Ansaldi una volta costava un po'. Oh, io nel dubbio lo metto. Sa mai che la cina di 2-3 mila. Stemma del Barcellona può valere? Qualche stronzo che se lo compra? Sorpresa chi l'ha comprato. No, non vale un cazzo, perfetto, quindi scartiamo. Aspetta, forse questa. Sì, sono abbastanza approfittatore delle cose. Più soldi faccio meglio è. Quindi non dubbio. Io listo, ma abbiamo dato Geoffrey, questo è un buon segno. Martial, dammi di nuovo te stesso, il primo mi hai dato. Oro raro, chi sei? CC, Lalo. No, Barclay. No, non mi piace. Non mi piace, andiamo avanti. Sigurdsson, sì, ma mi fai schifo. Mi fai schifo. Mi fai schifo come mi fai schifo Cheryshev, come mi fai schifo Einer, come mi fai schifo Mendy. Io capisco che, cioè, non si può pretendere di trovare chissà chi ogni pacchetto. Però se io trovo Romero dopo aver speso 210.000, un po' meno del culo. Perché è ovvio che vorrei trovare. E trovo Musa. Musa. Cioè, Tecchi ti usa, vediamo se vale qualcosa. La Weekend League è lontana, quindi non credo. Però noi non li stiamo sulla fiducia. Cerchiamo di più soldi abbiamo, più ne terremo per prossimi video. Ma se troviamo Newton e Paulsen, evidentemente non sarà così. Like chi se lo ricorda, probabilmente nessuno. Napoli come nuovo Maradona praticamente, però non ho fatto neanche una partita, è stato in prestito per 5 anni, ora è Nottingham Forest. Troviamo Caballero, un altro giocatore non raro e sta andando tutto totalmente a puttane in questo pack opening, perché però non abbiamo trovato sicuramente un cazzo e continuiamo a trovare due giocatori del Lille, perché uno è troppo, cioè uno non va bene, devono essere due, oltre a Giuffe prima praticamente 2500 crediti a casissimo. Possiamo completare la sfida del Lille con la della integrazione rosa solamente con questi pacchetti, non sarebbe una brutta idea. Però chi troviamo ancora? Magari basta, chi cazzo sei? Klasi, Klasi tu una volta riporta, uscisti anche Toz. Niente in fondo al pack, anche un gettone draft effettivamente non mi dispiacerebbe, non l'ho mai trovato. Ancora giocatore del cazzo, chi è? Herman. Herman non è male, ma 750, c'è un pacchetto lì. Cosa sei? Un pacchetto giocatori oro? Cosa? Pacchetto giocatori oro. Aspetta. Vedi quello da 25. Cazzo dice quel pacchetto da 25? Cioè, no, non è quello. Però. Oh. Giocatore raro è uscito, è d'oro. E mi ama. Ancora Lille, tra l'altro. Boh, portiere 83 che può valer qualcosa, perché c'è ancora quella sfida lì degli if. Quindi ne vendiamo e qua sinceramente non c'è niente interessante, ho scarto tutto. Alla fine ci abbiamo guadagnato niente. Oh, aspetta, questo è buono. Tocca. Logica di quella sfida per gli if, Toprak dovrebbe valere 5-6 mila, quindi ci accontentiamo. Abbiamo anche 1000 crediti. Stavo dicendo, chiedo tra virgolette scusa se posso sembrare un po' moscio, possa sembrare non artistico. Su questo canale il primo rapporto di pacco che mi è andato un'altra volta a Ansaldi, quindi diciamo migliorerò soprattutto in occasioni speciali tipo Toti e roba simile, ci metteremo da parte tanti crediti, quindi insomma state tranquilli perché torneranno i video, sicuramente i pack opening saranno tanti, prometto, e migliorerò col tempo e spero che mi farò piacere, cioè, mi piacerò, insomma, mi avete capito. Papu Gomez, ho trovato solamente un Movember argento e mai un... Oh, Movember, eccolo, fa cagare perché Ryan, però lo stavo dicendo, abbiamo una carta speciale, per fortuna, finalmente ne abbiamo trovata una e anch'io ne ho trovata una, e c'è Biscarrondo, l'anima del pacchetto è Biscarrondo. Guardate, io Ryan mi costa 10.000, cioè da scartato mi dà 9.700, però è proprio il suo prezzo, infatti, quindi tanto vale scartarlo. Però ehi, abbiamo trovato un Movember, non è male come cosa, ci siamo ripagati il pacchetto. Che cosa ha premuto? Cosa c'è tra Lewandowski e... vabbè, andiamo avanti, abbiamo altri 10 pacchetti circa da aprire.
questo delirio totale che è questo video. Altro non raro, per favore, Birsa, Nino Caputo, c'era uno che si chiama Nino Caputo, tipico nome mafioso, poverino. Ancora non raro, ancora niente nel pacchetto. Chi è? Diamè più nero del carbone. Andiamo ancora avanti. Remy. Remy. Dolce Remy. Metti la mano qui. No, non è così la canzone. E poi basta. Questo dove arriva dalla Pro League. Aspetta, 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 che c'è la spia della Pro League. Per quanto costa, sto scappato di casa, niente. Però nel dubbio lo vendo lo stesso. Mi ero detto basta, hai trovato quello che devi trovare, e devo scartare anche l'altra, però quello che devi trovare basta, accontentati, perché cioè, mi fai proprio schifo, e il gioco che mi fa schifo, il EA che mi fa schifo, perché mi fa trovare Rugani. La Juve ha tre difensori, Walkout, Bonucci, Barzagli, Chiellini, e io trovo Rugani ovviamente, perché è il più scarso dei tre. Perfetto, anche qui abbiamo trovato esattamente Rugani. Comunque, stronzate a parte, avremo l'ultimo pacchetto dove non troveremo un cazzo assolutamente, per concludere al meglio il video, e abbiamo trovato Sportfiori. Cosa succedere? Quindi, per questa settimana siamo stati abbastanza sfortunati, non abbiamo trovato Ronaldo, non abbiamo trovato Kane, non abbiamo trovato un cazzo, ovviamente, come era previsto, è prevedibile, però io vi rimando a un prossimo video nel quale proveremo a trovare il giocatore della prossima settimana. In novembre finiranno, magari gli agenti inventerà qualche altra cosa per far soldi, cioè volevo dire per migliorare l'esperienza di gioco, anche perché è un gioco molto pulito come tutti sapete. E niente, ci vediamo in un prossimo video, qui è Alfred, alla prossima, ciao a tutti.